Mister, seconda vittoria consecutiva che conferma l'ottimo momento. Sì, sì, però è stato un bellissimo derby, sicuramente la vittoria è meritata, però è stata una bellissima partita, poi per la prima volta nella storia questa città disputa un campionato, una partita di campionato del femminile, quindi poi contro la mia squadra, cioè contro la squadra che io ho allenato per tanti anni, quindi per me è stata un'emozione particolare, però è giusto insomma che alla fine penso che il risultato sia giusto. Nel primo tempo le due squadre hanno vissuto più intensità. Sì, sì, poi siamo un po' scese tutte e due le squadre, è vero. Sicuramente è stato un bellissimo primo tempo, veramente bello. Poi il secondo chiaramente comincia anche diciamo la stanchezza, perché poi stiamo giocando anche in continuazione. Sabato dobbiamo fare anche un'altra partita qui, sempre qui con di Coppa del ritorno di Coppa Italia. Quindi però credo che alla fine insomma complimenti anche alla squadra avversaria, perché ha disputato un ottimo derby. Dove può arrivare la sua squadra? Guardi, oggi mancavano due pedine importanti per noi, fondamentali, che possono darci la, diciamo, la svolta, ma noi non siamo partiti per vincere il campionato, assolutamente. Le ragazze si devono divertire, è il primo anno che giocano insieme. Certo, abbiamo 5-6 calciatrici veramente forti che sono fuori categoria, devo dire, però insomma sono anche tante ragazzine che stiamo facendo crescere, quindi il campionato è ancora lungo e noi non siamo partiti con l'intento di vincerlo. Nonostante la sconfitta, la sua squadra ha disputato una buonissima partita. Ma diciamo di no, guarda, come la vedo io il calcio, non abbiamo disputato un'ottima partita. Noi alterniamo a partite buone e a partite diciamo mediocri, mettiamola così, perché oggi è stata una di quelle partite mediocri dove la squadra non è riuscita a esprimere il solito gioco del calcio, di partenza da dietro, palla a terra e gioco per arrivare poi al tiro in porta. Oggi non ci è riuscito, le ragazze non sono state all'altezza del gioco che domenica scorsa abbiamo espresso. Nel primo tempo, ho detto anche al suo collega, c'è stata una grande intensità in campo. Certo, cioè l'agonismo c'è stato perché la partita era sentita da entrambe le squadre, c'è questa rivalità sportiva diciamo pura che ha fatto sì che la partita sia stata un po' diciamo maschia, mettiamola così. Dove può arrivare la sua squadra? Guarda, noi abbiamo una squadra che ha un'età media di dai 18 ai 20 anni, quindi tutte le ragazze che sono alle prime armi stanno iniziando adesso, noi è un progetto che è iniziato a febbraio di quest'anno. Anno e diciamo nell'arco di un anno o due anni cercheremo di portare queste ragazze molto giovani che se le guarda hanno tutte un'età di 16, 14, 15 anni a fare un campionato diciamo fra due anni per vincere.